È una vera e propria guerra quella che si ripresenta ogni estate, una guerra fatta di decine di battaglie giornaliere. A combatterle, come sempre, ci sono loro, i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, eroi silenziosi del nostro territorio. È una guerra continua. Noi ci prepariamo sempre per il meglio, anche durante l'inverno, programmiamo, prevediamo le situazioni, poi per fortuna adesso i bollettini meteo riescono ad avere anche una certa elevata percentualità di correttezza e quindi sapevamo di dover andare incontro a una, forse anche 2 settimane di picco molto ma molto elevato. Sì. L'anno scorso sono stati quasi 500 gli incendi, nella provincia di Lecce. Ad oggi a quanto stiamo? Ad oggi siamo circa 1 migliaio. Questa attività noi la svolgiamo sempre coadiuvati dalle altre forze di polizia per individuare un'azione espressamente dolosa. Il 90% dei casi, se non di più, è sicuramente colposa o accidentale, ma comunque per mano dell'uomo. Non c'è niente di naturale in tutto questo. Ovviamente ci raccomandiamo ai cittadini, chiamate. E stanno partendo, chiamate brevi, evitare ripetizioni perché purtroppo si accavallano le istanze e purtroppo non riusciamo, il sistema che è un sistema automatico, ci consente di lavorare meglio, purtroppo non riesce a soddisfare tutte le chiamate.